Ad accento su Simone Siciliano, assessore e vice sindaco. Buonasera. Buonasera. Come va? Benissimo. Lei è veramente il regista dell'attività amministrativa gelese o il capro espiatorio? Beh, tutto dipende da cosa si intende per regista e per capo espiatorio. Allora, io diciamo, sono amante delle favole, essendo un bambino piccolo a cui dedico poco tempo, però quel poco tempo che gli dedico cerco di dedicarlo con qualità, leggendogli delle favole. Allora, se dovessi descrivere oggi questa pseudo-fantomima messa in campo negli ultimi giorni, in cui sedicenti leader politici, tra un consiglio comunale, un'intervista sui giornali o un articolo su, diciamo, sui quotidiani, ha pensato di dare una visione distorta della realtà, mi viene subito da pensare a quella favola, diciamo, dal retrogusto antropologico, che è l'asino e il cane. Asino in generale sono quei pseudo leader politici che nell'immobilismo più totale lasciano gli enti locali piuttosto che i governi nazionali nel totale dissesto di tipo politico, inteso come socio-economico. Cani sono invece le persone di cui questi sedicenti leader politici si circondano, fedeli fino a quando hanno qualcosa da raffare, per poi cambiarli nel momento in cui c'è qualcuno che offre di più. Questo per dire cosa? Che spesso si trascura l'interesse che può avere un territorio semplicemente per fare demagogia politica. Bene, quello che si è visto in questi giorni è pura demagogia politica, in cui si focalizza l'attenzione su un personaggio che forse negli ultimi mesi ha raccolto parecchi consensi per l'azione amministrativa svolta nell'anno in corso, e quindi si tenta di distruggerlo mediaticamente attribuendogli delle colpe che però non sono dimostrabili, perché se fosse così avrebbero già portato avanti qualche denuncia in procura o presso gli organi competenti, cercando appunto di devastare l'immagine amministrativa di un governo che in questo momento ha cominciato a mettere le basi per un futuro concreto e credibile dal territorio. Infatti, vice sindaco, come si sente ad essere definito il burattinaio praticamente di tutta l'azione politica, o meglio amministrativa, gelese? Fino appunto addirittura di essere stato l'artefice, per certi versi, anche del tradimento, perché di questo si parla, del sindaco messinese nei confronti del Movimento 5 Stelle. Vedi, è comprensibile che chi non ha capacità di governo, chi non ha capacità decisionali o capacità di proporre idee innovative e quindi è più amante del conservativismo, immaginare dietrologie di qualsiasi tipo attorno a chi invece con magari forte capacità decisoria è appunto capace, scusando il gioco di parole, di indirizzare determinati indirizzi politici volti sempre e comunque, diciamo, nell'interesse del territorio, senza, diciamo, nessun schema specifico se non appunto quello di permettere una programmazione del rilancio socio-economico di una città che per diversi anni è rimasta nell'immobilismo più puro. Faccio un esempio per darlo, un esempio visivo. Proprio stanotte sono state rimosse le prime porzioni di quelle due camere Koch che hanno devastato, deturpato lo scenario della Costa Gelese per diversi anni, a causa appunto dell'incapacità e dell'immobilismo politico di chi ci ha governato, che non è stato appunto capace di indirizzare la decisione su Eni di farle rimuovere in qualsiasi modo.
Bene, noi da quando siamo iniziati abbiamo intrapreso un dialogo il più costruttivo possibile, diventando un percorso che era ad esempio quello di rimuovere prima dell'estate le camere COC, cosa che è stato possibile attraverso un iter autorizzativo avviato proprio nel nostro anno in corso e che in questi giorni si sta concretizzando. Quindi un immobilismo che invece diventa cambiamento semplicemente cambiando gli attori che governano. Lei viene accusato ancora di fare l'assessore e contemporaneamente l'imprenditore. E quanto c'è di vero in queste affermazioni dal suo punto di vista? Beh, vedi, se fai l'imprenditore, tu maturi una logica imprenditoriale nelle azioni che porti avanti nel quotidiano. E questo ovviamente non significa che fare l'imprenditore voglia dire speculare così per come vogliono lasciare intendere. Significa semplicemente avere una visione chiara degli obiettivi e concreta delle azioni da portare avanti per raggiungere quegli obiettivi lì. Bene, l'obiettivo è il rilancio economico del territorio, quindi da quel punto di vista io applico nel mio settore, nel mio assessorato, che ricordo è l'assessorato allo sviluppo economico e alla tutela ambientale, una logica di carattere imprenditoriale, cioè una logica volta allo sviluppo economico, e quindi è chiaro che i miei rapporti devono essere rapporti su un network di contatti internazionali con società che possono avere interesse a investire sul territorio, e per cui l'amministrazione si deve presentare sicuramente in una veste rinnovata e agevolativa nel poter concretizzare eventuali iniziative che hanno una ricaduta economica e lavorativa su questo territorio. Quindi se applicare la logica ambientale in ambito amministrativo è intesa in questo senso, così come la intendo io, confermo che ho un atteggiamento da imprenditore nella logica amministrativa. Se qualcuno invece vuole intendere e magari avesse il coraggio di farlo denunciando qualcosa di diverso, sicuramente lo nego a 360 gradi. Riguardo al protocollo ENI e all'accordo di programma, a che punto sono i lavori di mediazione? Perché di mediazione si tratta, no? Sì, allora, difatti è un'operazione di concertazione, così come ormai nel mondo moderno si fa per qualsiasi scelta, che deve essere condivisa democraticamente e giustamente con tutti i portatori di interesse. Cosa diversa ad esempio quella che fu fatta col protocollo d'intesa, che chi ci ha preceduto ha deciso senza concertazione con la città che quella era la soluzione per una riconversione industriale. Beh, noi abbiamo fatto una cosa diversa, abbiamo voluto mantenere l'impegno che amministrazioni precedenti hanno preso con la firma di quel protocollo, proprio per cercare comunque di vedere nel protocollo d'intesa quegli elementi positivi da rilanciare in un rapporto con ENI, inteso come maggior player, maggior investitore sul territorio, che potesse riguardare una crescita più ampia nella riconversione. Crescita più ampia che abbiamo inteso in un percorso di riqualificazione ambientale. Considerate che solo nel 2016 sono stati trattati 43 procedimenti di bonifica ambientale, con ad esempio 5 grosse autorizzazioni rilasciate per la bonifica dell'ISAF, dell'ex polimeri e di altre parti della raffineria, così come l'allargamento dell'area di interesse nazionale a tutta la piana di Gela, includendo i pozzi, le trivellazioni, i centrioli e gli oleodotti che sono distribuiti sulla piana. A contempo si è portata avanti la proposta, che era già all'interno della bozza di accordo di programma che abbiamo inteso proporre, che è quella di una piattaforma logistica di carburanti alternativi, cioè immaginare il ruolo di Gela oggi di una politica industriale che faccia ricollocare Gela più o meno come lo fu 60 anni fa, in un contesto europeo in cui la raffineria era la più grande raffineria d'Europa. Bene, oggi noi immaginiamo l'ex raffineria, un polo logistico di carburanti alternativi che sia riferimento per tutto il Mediterraneo, quindi significa diesel green, diesel prodotto da trasformazione di rifiuti in bioli da raffinare, gas liquefatto per la distribuzione sia dei mezzi pesanti sia delle navi, così come la normativa europea prevede da qui al 2025, in alternativa appunto dei carburanti fossili. Tutto questo riattiverebbe un'economia di affaccio al mare che per anni è stata trascurata, cioè una posizione di vantaggio che aggeva all'interno del Mediterraneo, che ritrova un collocamento economico di spicco strategico per l'intera comunità del sistema paese, inteso come paese Italia.
Concretamente a che punto siamo? Allora, sul protocollo d'intesa sono state ottenute le autorizzazioni, ad esempio su alcune bonifiche importanti, come dicevo l'ISAF e l'ex Polimeri. È stata ottenuta nel marzo 2016, quindi di quest'anno, l'autorizzazione alla realizzazione della raffineria Green. Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della raffineria Green, la prima fase, e anche la seconda fase, i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2017, così come Eni da cronoprogramma ha verbalizzato. Per quanto riguarda l'accordo di programma, che è cosa molto più complessa, perché da lì scaturiscono ad esempio i finanziamenti per le infrastrutture, scaturiscono le incentivazioni, le agevolazioni per l'insediamento di nuovi investitori, ad esempio immaginando una zona economia speciale, quindi con una zona franca portuale. Questo qui è nella fase in cui la bozza presentata all'amministrazione, intesa come l'indirizzo politico di questa amministrazione, è stata digerita e verrà adesso concertata con tutte le parti sociali, con tutti i portatori di interesse, ad esempio gli istituti di credito, è stato fatto un incontro la settimana scorsa, con i sindaci del comprensorio, con le sigle datoriali, sindacali, con i commercianti, con i consiglieri comunali, con i cittadini, operazione che non farà l'amministrazione comunale proprio per rendere l'atto scevro da qualsiasi dietrologia politica. Quindi c'è un ente che si chiama Invitalia, che è stato demandato dal gruppo di coordinamento e controllo costituito dal Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Sociali, il Ministero del Territorio e Ambiente, Regione e Comune, che quindi demandano ad Invitalia il compito di realizzare questa concertazione spiegando come verrà portato avanti l'accordo di programma, recependo l'indirizzo da parte di tutti i portatori di interesse per eventualmente migliorare la bozza dell'accordo di programma presentata dall'amministrazione, quindi la partecipazione totale e inclusiva di tutto il territorio, ma non solo, di tutto il territorio inteso come area vasta, perché grazie a questa amministrazione è stato possibile spostare l'attenzione dall'area di crisi della raffineria alla vertenza Gela, ad un'area di crisi industriale complessa che comprende 24 comuni, 500.000 abitanti, che rappresentano il 10% della popolazione siciliana e oggi è l'area di crisi industriale complessa più critica d'Italia, dove così il governo centrale può dare la massima attenzione con delle misure specifiche che altrimenti non sarebbero arrivati se la logica sarebbe rimasta quella localistica di un problema di panni sporchi in casa che si sarebbero lavati ma senza nessun risultato. E a proposito delle bonifiche dei danni ambientali e quindi anche delle malattie, è stato approvato dall'Aula consiliare un atto di indirizzo affinché l'amministrazione si rivolga alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo contro lo Stato, la Regione ed Eni. E a che proposito, come si intende procedere? Beh, vedi, l'argomento è di particolare importanza perché la salute dei cittadini va preservata sopra qualsiasi altro tipo di iniziativa. Il problema sono i modi con cui va preservata e tutelata la salute di ogni cittadino. Sicuramente non lo si fa con gli slogan di carattere politico, sicuramente non lo si fa con azioni di contrasto allo Stato, perché bisogna ricordare che l'amministrazione comunale è lo Stato in un ente locale, è la rappresentazione massima delle istituzioni all'interno di un territorio limitato che ha come massima istituzione la regione, la presenza della regione. Quindi se si fa un discorso da persone serie e responsabili, si avvia un dialogo così come abbiamo fatto noi con la regione, con il governo centrale, quindi i ministeri competenti, affinché si avviino le attività di risanamento e tutela ambientale. Caso contrario si fanno degli spot anche dannosi da un punto di vista dell'immagine, perché indirizzare un'amministrazione ad un atto che la metta contro la regione, contro lo Stato, contro un interlocutore che ad oggi è l'unico che ha le responsabilità e l'onere di effettuare le bonifiche, significherebbe mandare in tilt tutta la macchina amministrativa e burocratica che con un'azione politica di carattere forte e responsabile sta cercando di
portare avanti il risanamento di questo territorio. Cosa significa questo? Significa avviare ad esempio un tavolo permanente per le bonifiche, cosa che abbiamo fatto subito dopo il nostro insediamento nel periodo di settembre, che ci ha permesso appunto di trattare, come dicevo, 43 procedimenti di bonifica fermi dal 2007 e che con un forte impulso da parte del Ministero competente, che è il territorio e ambiente, e quindi una grande dimostrazione di attenzione finalmente su questo territorio, ha permesso l'autorizzazione di buona parte dei procedimenti. Oggi possiamo dire che l'area della raffineria è caratterizzata per il 99,9%, quindi si sa esattamente centimetro per centimetro qual è il livello di inquinamento e cosa deve essere fatto per poter essere bonificata. Si sa quali sono gli impianti che devono essere bonificati. Appunto, dicevo, l'ISAF, che è da 25 anni che si parla di bonifica e che oggi è possibile grazie al fatto che l'autorizzazione è stata rilasciata. L'ex polimeri. È stato verificato l'impianto di trattamento d'acqua di Falda, facendo chiarezza sui punti di debolezza e sui punti di forza. Quindi è chiaro, diciamo, che si vuole fare un estremismo oppure integralismo, cercando di diffondere paura nel territorio. Sicuramente atti come quello che ha accennato lei forse sono la soluzione migliore, ci permetterebbe di avere consensi semplicemente perché si fa appunto un atto isterico di violenza nei confronti dello Stato. Però siccome noi siamo persone responsabili e abbiamo un obbligo morale nei confronti dei cittadini, noi preferiamo lavorare a fianco allo Stato e non contro lo Stato. E ricorderei ai consiglieri comunali che si sono fatti partecipe di questo indirizzo di guardare bene la logica che ha portato alla firma di quell'attore. Certo, però c'è un contrasto notevole tra l'attività amministrativa della Giunta e il consiglio comunale. Diventa veramente difficile governare in questo modo. Ma io capisco le logiche di voler essere, diciamo, di voler far parte di una squadra che sta dando risultati e che quindi magari il fatto che questa squadra è stata lasciata sola sin dal suo insediamento, quindi mi riferisco alla Giunta, ha creato un po' di scompenso perché chi sta in consiglio comunale non ha ben inteso fare opposizione a chi o cosa o stare nella maggioranza di chi o cosa, però essere persone responsabili. E posso rimarcare il fatto che nel Consiglio Comunale ci sono molte persone responsabili, molti consiglieri responsabili che hanno, pur facendo opposizione su atti concreti, mantenuto un altissimo profilo e questo posso dire trasversalmente per tutte le parti politiche. Ce ne sono altri che invece credo abbiano bisogno di fare un po' scuola prima di potersi esporre in maniera così demagogica nei confronti di un'istituzione come l'amministrazione comunale. Sulla questione Porto Rifugio si è palesata la possibilità che possa esserci un investitore privato che possa finanziare i lavori. E dopo più di 10 anni di attesa per il rifacimento del Porto Rifugio con finanziamenti pubblici, perché affidare ad un privato? Allora, intanto non si tratta di un affidamento. Sicuramente ha fatto bene a rimarcare il fatto che da decenni il Porto Rifugio è in uno stato di abbandono totale. A parte qualche intervento sporadico, secondo me, per la visione che ho io dal punto di vista imprenditoriale, è servito solo a bruciare dei soldi senza ottenere nessun ritorno economico in cambio. Quindi sicuramente decenni di abbandono, sicuramente la volontà di questa amministrazione è di puntare sulla portualità, tant'è che oggi si può parlare dell'operazione di ripristino funzionale del porto grazie al fatto che questa amministrazione, assieme alla Protezione Civile Regionale, è riuscita a mettere in campo un progetto definitivo per un'opera urgente che prevede il dragaggio a 5 metri di profondità di tutto lo specchio d'acqua, il ripascimento della costa, cioè riportare le sabbie opportunamente caratterizzate e quindi senza tracce di inquinamento sulla costa per ripristinare l'erosione che si è avuta sul lato est della costa, ripristinare il molo di ponente e quindi proteggere l'imboccatura del porto che oggi risulta palesemente errata per la sua posizione e proteggere appunto questo molo con delle specie arboree di carattere autoctono, rimuovendo sia la New Rose, quella nave incagliata carica di bunker, quindi ad altissimo rischio, sia gli scogli presenti proprio su quel lato di pontile che rappresentano la prima sorgente di insabbiamento del porto.
Questa è un'operazione che sta andando avanti, un iter autorizzativo che pur nella sua complessità ha ricevuto una forte accelerazione. È chiaro che essendo all'interno di un'area di interesse nazionale richiede un'autorizzazione di carattere ministeriale e quindi deve seguire il suo processo burocratico. Sono sicuro che come hanno aspettato decenni chi ha operato in quel porto non si scandalizzeranno di qualche mese in più, uno o due mesi in più rispetto alle tabelle di marcia qualora fosse così, però è chiaro diciamo, che nelle istituzioni diciamo, uno scivolo sui ritardi è sempre ammesso perché sappiamo benissimo diciamo, come vanno i processi burocratici. Altra iniziativa è quella invece di una proposta indirizzata alla Presidenza della Regione in cui il Comune è stato messo a conoscenza legata ad un possibile investitore interessato a riqualificare in maniera turistica il porto rifugio in una logica di project financing. Project financing semplicemente significa avere una manifestazione di interesse di un privato ad investire, che non significa che quel privato sarà il realizzatore dell'opera, significa che il primo interessato. È chiaro che quel progetto poi andrà in gara qualora si concretizzasse e ovviamente tutti parteciperanno allo stesso modo tutelando comunque chi in un certo senso ha fatto la manifestazione in primis così come prevede la legge senza appunto nessuna dietrologia o tutela di carattere particolare. Quindi fondamentalmente l'amministrazione ha già messo in campo tutti gli iter per portare avanti il ripristino funzionale del porto e oggi si sta discutendo di un investitore che potrebbe dare un motivo di esistere ad un porto che per anni ha portato economia a zero e che domani invece, nel breve di domani, potrebbe portare ad un'economia interessante per il rilancio turistico. La domanda però che molti si pongono è che fine hanno fatto i 5 milioni di euro delle compensazioni ENI che erano già stati messi a disposizione? Allora, i 5 milioni di euro sono ancora a disposizione, è stato verbalizzato in presenza regionale l'intesa tra ENI, il Comune e la Regione di impiegare questi soldi proprio per il ripristino funzionale, quindi dragaggio, caratterizzazione, dragaggio, ripascimento e ripristino del molo di Ponente. E sono le somme necessarie appunto per ripristinare funzionalmente il porto. A giorni, credo massimo i primi di settembre, si arriverà all'accordo che non è motivo di ritardo dell'iter autorizzativo. L'iter autorizzativo sta andando avanti nella sua normalità perché non dipende da un accordo economico-finanziario tra le tre parti che dovranno gestire l'accordo, ma semplicemente si sta aspettando che venga formalizzata una proposta a carattere legale con tutti i crismi, perché quell'accordo non è l'accordo sul porto rifugio, è l'accordo sul sistema portuale gelese, cioè le somme per il ripristino funzionale del porto rifugio, ma anche le somme per la realizzazione di un progetto preliminare di realizzazione del porto industriale che dovrà far parte di quella proposta infrastrutturale che Gela porterà nel costituente tavolo tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Siciliana, Autorità Portuale di Messina, Augusta, Catania, Porto di Siracusa e Porto di Gela per la connessione infrastrutturale di questi porti intesa come mobilità terra, mobilità a mare, ma anche mobilità di carattere turistico. Entro ottobre deve essere presentato questo piano e noi vorremmo farci trovare pronti con lo studio preprogettuale per trasformare il pontile industriale e diga foranea in un porto vero e proprio. Assessore, la questione rifiuti che è estremamente delicata, tra l'altro abbiamo assistito di recente alla vicenda del quartiere Sperone. Cosa possiamo dire effettivamente di, sia della vicenda in sé che è stata estremamente imbarazzante per tanti punti di vista, ma proprio come affrontare la questione rifiuti? La questione rifiuti è effettivamente una questione che molti rendono spinosa, secondo me per le vicende pregresse non proprio chiare e trasparenti. Noi entrando abbiamo messo subito in evidenza la realtà dei costi del servizio, di un servizio che da capitolato sarebbe costato 6 milioni di euro per l'intervento annuale, che invece anno per anno ne costava 8, 9, 10, 10 e mezzo, 11, 12.
che erano i costi reali che però non sono stati presi in considerazione nell'appalto e che venivano coperti con servizi aggiuntivi, generando di anno in anno, per non aumentare la tassa dei rifiuti, un debito fuori bilancio. Debiti che oggi non si possono più sostenere e che devono trovare un allineamento e un azzeramento per il bene pubblico, non per il bene dell'immagine dell'amministrazione, proprio a tutela del cittadino. Perché è chiaro che la presenza di un debito, se da un lato ha generato una tassa che sembra la più piccola d'Italia, dall'altro genera la mancanza di servizi, perché il debito comunque deve essere coperto. Per coprirlo significa togliere servizi, ad esempio ridurre le mense scolastiche o ad esempio ridurre la spesa sul trasporto pubblico e così via dicendo. O ad esempio, cosa che è successo negli ultimi anni, ridurre le spese per l'assistenza agli anziani piuttosto che per l'assistenza alle famiglie meno abbienti. Allora è chiaro che se si è persone serie, si mette a conoscenza la cittadinanza dei reali debiti che ha l'amministrazione e si cerca di operare per colmarli, facendo in modo che la cittadinanza sia partecipe e comprenda cosa significa mantenere i costi di una istituzione. I rifiuti sono un problema perché solo nella fase della campagna elettorale dell'anno 2015 sono stati spesi 3 milioni di euro per il servizio rifiuti, che avrebbe dovuto coprire un semestre e che invece ha coperto un solo trimestre. Quindi si capisce bene come un sistema può andare in tilt da quel momento fino a fine anno. Allora noi abbiamo fatto un'opera di riduzione dei servizi aggiuntivi, anche creando un po' di caos, che non ci dimentichiamo che a luglio di un anno fa ci fu un'emergenza dei rifiuti dovuta anche al fatto che noi abbiamo azzerato tutti i riassetti del territorio, cioè tutte le volte che la società usciva per rimuovere i cumuli di rifiuti creati da cittadini che non interessati a differenziare decidevano di conferire continuamente rifiuti durante l'arco della giornata, obbligando la società a fare un riassetto del territorio per evitare problemi di carattere sanitario. Bene, oggi possiamo dire che nell'arco di un anno siamo riusciti a ridurre quasi di 1 milione di euro i costi dei servizi aggiuntivi, abbiamo il quadro chiaro delle carenze del servizio, stiamo presentando un progetto migliorativo per evitare appunto di innescare servizi aggiuntivi, ma che ci porti invece ad un nuovo capitolo d'appalto, ad una nuova gara pluriennale possibilmente. È chiaro che nell'emergenza di quest'anno, questa volta non causata diciamo dall'amministrazione ma da volontà legate a degli indirizzi dello Stato nei confronti della Regione, cioè di ridurre le quote indifferenziate, si è dovuti agire con un'ordinanza del sindaco per obbligare la differenziata sul territorio. La differenziata oggi è un obbligo, non un'opportunità. È un obbligo, così come un obbligo rispettare i limiti di velocità. È chiaro che nel processo di obbligo l'amministrazione vuole invogliare, incentivando i cittadini, informandoli. Per questo in alcune aree particolarmente critiche, come Contrada Manfria, come ad esempio Contrada Scavone, verranno posizionate delle isole ecologiche che non sono dei cassonetti per portare rifiuti indifferenziati, ma sono dei cassonetti opportunamente disegnati per differenziare, con il personale a disposizione del cittadino che spiegherà come differenziare nel tentativo di aumentare anche in quei quartieri lì, che molti dicono essere, diciamo, trascurati, il livello di differenziata. A proposito di Scavone, negli ultimi giorni si è materializzato questo evento che, ripeto, diciamo, in maniera molto dura e schietta, che ho definito di barbarie pura, ma al contempo vorrei sottolineare che non ho additato alcun responsabile specifico, e il fatto che l'evento si sia verificato nel quartiere Scavone nessuno avrebbe dovuto mettere in dubbio il fatto che io potessi pensare che sono stati gli abitanti di Scavone, tant'è che nessuno di quegli abitanti è sceso a protestare. Quindi la mia durezza nei confronti del gesto sicuramente non era nei confronti degli abitanti di Scavone, e lo ripeto nuovamente, ma era nei confronti di chi, secondo me, non abitando lì, si è fatto artefice e partecipe di una strategia
per mettere in difficoltà chi stava operando per la rimozione di quei rifiuti, quindi l'amministrazione, le forze dell'ordine e tutti coloro che si stavano, diciamo, adoperando per contenere quel disastro creato. Questo è un altro esempio in cui la politica o i sedicenti politici, pensando di fare alta politica, si limita invece a fare demagogia additando a responsabilità senza avere nessun dato fondato. Quindi ripeto, io non ho accusato gli abitanti di Scavone, che non ritengo responsabile di quel gesto, ma ho semplicemente parlato di un atto di barbarie con un retrogusto di carattere mafioso, perché non si può pensare di sfidare le istituzioni in quel modo. È bene chiarire infatti nei confronti degli abitanti del quartiere Scavone questa posizione, perché in effetti alcune affermazioni erano state anche abbastanza ambigue, e quindi è bene ribadirlo. Sì, difatti è talmente alta l'attenzione che noi diamo a quel quartiere che proprio nella nuova ordinanza del sindaco è stata individuata la possibilità di mettere in quell'area lì, in particolare nell'area di Rio de Janeiro, dove c'è un piazzale abbastanza ampio, questa isola ecologica presidiata con personale che sarà a disposizione della popolazione limitrofe, proprio per educare e informare alla corretta differenziazione dei rifiuti, in modo da provare ad ottenere un miglioramento nell'obiettivo complessivo di aumento della percentuale della differenziata, rendendo partecipi gli abitanti di quel quartiere che sono sicuro, lo ripeto, sono sicuro, collaboreranno con l'amministrazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sicilia, ascoltandola è evidente che lei sta lavorando, ovviamente è un lavoro questo che avviene dietro le quinte e quindi abbastanza invisibile ai cittadini. Eppure però la sensazione è quella che Gela è in questo momento una città paralizzata. Perché si ha questa sensazione? Beh, allora questo dipende ecco, dai punti di vista, nel senso c'è sicuramente una parte della città che... The new number is...